Ciao, oggi volevo parlarvi del romanzo che sto scrivendo io. Non sarò mai tua, si chiama, e lo sto scrivendo su Wattpad. Se non conosci Wattpad, è un'applicazione che ti scarichi sul cellulare e ti permette di leggere tutti i libri che vuoi, di qualsiasi genere, gratuitamente. Se oltre a scrivere, cioè se oltre a leggere ti piace anche scrivere, appunto puoi scrivere anche il tuo romanzo. Puoi sia pubblicarlo capitolo per capitolo, che è come sto facendo io, oppure pubblicarlo tutto insieme. Ti consiglio di pubblicarlo capitolo per capitolo, perché così avrai più persone che ti seguono, perché man mano che metti un capitolo, le persone che hanno già letto il tuo libro verranno informate che appunto hai scritto un altro capitolo e quindi verranno a leggerle. La cosa bella rispetto, per esempio, a un'autopubblicazione su Amazon, dove appunto tu pubblichi il libro e poi magari sì, ti mettono un commento, le stelline, ma finisce là. Wattpad è più come un social network. Ti possono mettere le stelline per la valutazione, ma ti possono scrivere anche i commenti, o tu puoi scrivere i commenti alla persona, quindi si crea più interazione con i tuoi lettori. Potete mandarvi messaggi privati, puoi mettere link nella descrizione. Foto anche o un video nel libro stesso. Io, ad esempio, in alcune scene parlo di Barcellona o di altri paesi, quindi ho messo le foto del paese di cui parlo. Nel mio romanzo, la protagonista è Anna, una ragazza italiana di 19 anni, di Roma, che tramite l'Erasmus va a Barcellona all'università dove lei studia lingue per 6 mesi. Lì conosce Xavier, che è un fotografo molto bravo, perché lei spera un giorno di diventare un Instagrammer travel, e quindi è importante per lei imparare sia a editare video che a fare bene le fotografie. E lui l'aiuta, 29 anni e di Barcellona. È bellissimo, e lei prende una sbandata, e lui è 10 anni più grande, vedremo se riuscirà a conquistarlo. Un abbraccio, ciao Angela.